Buongiorno a tutti i telespettatori di Cloud Italia e benvenuti a una nuova puntata. Siamo in compagnia di Emanuele Rissone di Forever Bamboo, che innanzitutto vado a salutare. Rissone, buongiorno, mi sente, mi vede, tutto a posto? Eccoci, attivati. Buongiorno, ecco qua, perfetto. Buongiorno. Allora, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa a fronte di una chiusura, di una raccolta in campagna crowdfunding, e adesso ne sta per arrivare un'altra. Però magari, Rissone, facciamo... Poi tra l'altro mi hanno dato un paio di insiderate, adesso vengo a stuzzicarla un pochettino. Però prima magari raccontiamo chi siete e cosa fate voi di Forever Bamboo. Poi parliamo della campagna in arrivo e poi delle curiosità legate proprio a Emanuele Rissone. Però dopo ci arriviamo. Prego, Rissone. Volentieri, sono curioso anche delle domande che mi farà. Ogni volta ci incontriamo e non so mai che dove andremo a parare. Allora, Forever Bamboo cosa fa? È un'azienda italiana nata da una mia idea nel 2014 che piantuma e realizza foreste di bambù gigante in Italia, comperando che cosa? Terreni abbandonati dall'agricoltura. È un passaggio molto importante, Emery, che io ci tengo a sottolineare, perché, come dire, noi prendiamo dei terreni abbandonati, spesso anche da più di un decennio, che tutto sommato, a differenza di quello che normalmente si pensa, si crede che dopo un abbandono si trasformino in splendide foreste, la verità è che in un decennio, un ventennio, si trasformano in un qualcosa di poco gradevole, con qualche cespuglio e qualche rovo. Noi lo prendiamo e lo riportiamo a un antico splendore, cioè lo portiamo nuovamente a una foresta, come quella che si vede in questo momento. Quella sì che è una foresta bella. Ecco, quello è ciò che facciamo noi. Con queste foreste, poi, passiamo a una certificazione della quantità di CO2 che, grazie al nostro metodo certificato, siamo in grado di assorbire, e poi rimettiamo sul mercato la possibilità per le imprese, per le industrie italiane, di abbassare il proprio impatto di CO2 in Italia grazie all'utilizzo delle nostre foreste. Questo è il primo passo. Il secondo, se vuoi che te lo racconti, realizziamo plastiche, bioplastiche a matrice vegetale. Beh, cosa facciamo con le nostre foreste? Quando le tagliamo, perché abbiamo dei tagli tecnici che realizziamo, con quel cippato che facciamo lo mischiamo a delle plastiche riciclate e otteniamo una bioplastica a matrice vegetale. Cioè, tu immaginati, le nuove plastiche che noi immaginiamo per il futuro saranno fatte da plastiche riciclate unite alle nostre foreste insieme. Quindi una plastica che avrà un impatto sull'ambiente decisamente migliore di quelle attuali. Qua quindi è interessante. Alla fine le linee di business, da quello che mi dice, sono molteplici. Primo, certificazioni per le società. Poi abbiamo le questioni delle bioplastiche, però io so anche che ci sono prodotti alimentari legati proprio alla crescita delle piante di bambù. Insomma, e vi siete già fatti una stima più o meno del fatturato su per linee di business, Rissone? Come sono? Allora, parliamo di due linee di business che sono le principali, perché okay, le altre sono secondarie e sinceramente oggi non le stiamo cavalcando. Per esempio, si potrebbe fare il segmento alimentare, che a noi italiani piace tanto. Se dovessi venire qui in sede da noi, Emeric, a un nostro pranzo, noi abbiamo uno chef che cucina piatti tipici italiani, come per esempio mi viene in mente le lasagne, ok? Fatte con il nostro germoglio e con il tartufo. Sono squisite, sono fantastiche. Lo facciamo per mostrare agli investitori quanto queste foreste possano essere duttili e inseribili nel nostro ambiente. Però, diciamo, non è il nostro settore di business. Visto che tu sei un tecnico, ti risponderò in maniera tecnica. Noi abbiamo due unità di business. La CO2, che con le foreste, le dimensioni attuali che oggi noi possediamo, potrebbe fatturare circa un 17 milioni di euro. Tieni presente che però la CO2 con il progetto Forever Bamboo, gli acquisti durano 20 anni, quindi dandoti questo dato è 17 milioni di euro, stop, non è ripetuto, sarà ripetuto dopo il primo ventennio. Quindi questo è il primo passaggio. Tieni presente che ti ho detto con le foreste attuali, noi attualmente abbiamo 200 ettari. Vero è che nella progettualità di Forever Bamboo c'è quella di espandersi in maniera importante.
noi vorremmo arrivare a circa 2.000 ettari con i nuovi investitori, per cui capisci che i 17 milioni di euro sono legati ovviamente alla foresta attuale. Quanto ci mette a crescere? Questo numero si espanderà. Rissone, quanto ci mette a crescere una foresta mediamente? Si può fare una stima? Beh, ottima domanda. Si fa e come? Perché i nostri studi ce lo dimostrano. Noi impieghiamo 8 anni a far crescere le piante e ti direi al 9° anno tendono a essere mature. Quando dico mature, Emeric, intendo che le piante raggiungono circa i 15-20 metri. I 20 di solito dopo un po' di anni, ma i 15 al 9° anno li raggiungono. Quindi vuol dire che sono dei bei grattacieli. Ah, no, stavo ascoltando. Pensavo, no, beh, è interessante, ma una volta che le tagli si possono ripiantare poi? Le tagli no. E ricrescono. Ah, ricrescono da sole. L'altra volta abbiamo discusso io e te, però è chiaro che magari ricordo tante cose per cui. Quindi ricrescono. La vera novità è questa. Cioè, tu immagina, ok, io faccio impresa da sempre. Tu immagina, io sono diventato matto quando mi sono reso conto che investita la prima volta una grande quantità di denaro per comprare gli asset, quindi il terreno e realizzare la foresta, questa per 100 anni produrrà i prodotti che io vado a vendere, perché tu entri nella foresta, fai dei tagli tecnici, che sono dei tagli di alcune sezioni, e 5 mesi e la foresta ritorna in piedi. Quindi tu impieghi 9 anni a farla diventare matura, ma quando la tagli, i nuovi germogli che escono in primavera, verso marzo-aprile, a giugno e luglio sono già una foresta nuova in piedi. Per capirci, se tu facessi una foto a settembre dell'anno dopo, non capiresti dove l'abbiamo tagliata. Ecco, così è un po' più chiaro. È fantastica questa. E questo taglio tecnico, mettiamo su questo tronco da 15 metri, cioè quanto ne usa di taglio tecnico? Tutto? 90%, 60%, 70%? In realtà lo taglia ad altezza terra. Stiamo testando delle nuove trince che stiamo realizzando noi. Immaginati quelle che entrano nei pioppetti per tagliare i pioppi. La stessa cosa, taglieranno questo tronco gigantesco, lo portano dietro abbiamo un cippatore che lo trita e fa dei pezzettini di legno così. Quei pezzettini li mandiamo all'azienda che insieme a noi produce le bioplastiche, li trasformiamo in fibra e li leghiamo alla plastica. Fantastico. Allora, parliamo di questa nuova raccolta. È già partita? No, dovrebbe... È già partita, Rissone? Allora, no, è partita prima. Due giorni fa. Due giorni fa, ecco. Su che portale è? Sul portale Upstart. Su Upstart, ok. Dai, noi usiamo quello, insomma, ci troviamo bene, ormai siamo in totale amicizia. Ognuno ha il suo portale. E quindi... Esatto. E la volta scorsa, quando ci siamo conosciuti, stavamo raccogliendo con l'FB27. Che cosa? Il denaro per dare vita al più grande bambuseto d'Europa. È a Castiglione della Pescaia. Ti ricordi, avevamo parlato del luogo, sono 103 ettari. Per gli amici che ci seguono sono 1.030.000 metri quadrati. È così grande che impieghiamo 2 anni a realizzarlo e ci vogliono la raccolta di 3 società per raccogliere il denaro necessario a fare questa foresta. L'ultima delle 3 è la Forever Bamboo 29, che è partita 2 giorni fa. Quanto punta a raccogliere? Quali sono i termini? Allora, i termini sono un po' piccoli per noi, questa è da 5 milioni, per due motivi. Uno, perché è la quantità necessaria per terminare quel lavoro. E secondo, perché con le nuove leggi europee il massimo è diventato 5 milioni. Quindi siamo stati all'interno delle nuove normative europee che usciranno a breve. Ah, eccola qua, sono andato sul portale di Forever In 2 giorni credo che abbiamo già raccolto 500.000 euro. Sì. 570. Siamo abbastanza rapidi, Sì. No, quando il progetto è interessante si raccoglie in fretta, questo è poco ma sicuro. Come ci è finito Rissone da Vitamin Store a Forever Bamboo? Perché ho saputo che lei è stato il fondatore di Vitamin Store, che è una catena, per chi non lo sapesse, di integratori per sportivi. Da dove è arrivata questa cosa, Rissone? E intanto Vitamin Store l'ho fatto a 19 anni, pensa Emery. Sì, me l'avevano detto. Ero un ragazzino che si allenava in palestra, innamorato dello sport, ho avuto il desiderio di fare qualcosa e mi sono messo a produrre integratori alimentari. Pensa, non esisteva ancora una legge, quindi erano dei prodotti molto complessi. Per 2 o 3 anni è stato un po' così. Poi dopo è uscita una legge nazionale ed europea
e ha qualificato un po' tutta la linea, e quindi a quel punto ho realizzato Vitamin Store. Ho fatto i miei primi negozi a 23 anni, sono andato avanti per 25 anni. E poi basta, nuova avventura. Sì, guarda, ero diventato papà di due bambine piccole, in tarda età. Avevo un po' il desiderio, sai, come dire, di fare qualcosa di nuovo nella vita. Ma soprattutto, mi capiranno tutti gli amici che sono genitori, che quando diventi papà, in realtà vedi il mondo con occhi diversi, no? Cioè, lo puoi testimoniare, è una cosa diversa. Sì, assolutamente, è vero. E hai necessità differenti. Sai qual era la mia nuova necessità? Avevo desiderio di fare qualcosa per il mio mondo, il mio pianeta. Cioè, volevo fare qualcosa, capisci, che rimanesse, no? E che potesse dire alle mie figlie, guarda, il papà ha fatto questa cosa bella, poi adesso tu la porterai avanti. E come dire, i negozi erano meravigliosi, però non erano quello che in quel momento avevo in mente. Volevo fare qualcosa di green. E le foreste di bambù gigante, guarda, sono capitate a fagiolo. Le ho incontrate sulla mia strada, me ne sono innamorato. Vabbè, poi se, insomma, fare qualcosa di green, poi se da lì ci tiriamo fuori anche business, non è mai, anzi, è proprio uniamo l'utile al dilettevole. Allora, Rissone, il nostro tempo a disposizione è finito, magari facciamoci una ripromessa, ci aggiorniamo, cos'è, 20 giorni, magari a inizio anno nuovo, così facciamo il check di come è andata questa campagna che si sta svolgendo proprio adesso, e poi, insomma, è sempre un piacere ascoltarla, Rissone, quindi ci possiamo raccontare ancora. Molto volentieri, luci. Ci aggiorniamo a gennaio con tante novità. Grazie mille Emanuele Rissone, Forever Bamboo, è stato un piacere Rissone. Grazie Emery, grazie tanto a tutti gli amici. Terminiamo dunque qui il nostro approfondimento sul mondo del crowdfunding, grazie mille per l'attenzione e rimanete come sempre su Classy NBC.